speranza nel dolore, lui è forza del mio cuore, è tutto ciò che ho. Lui è pace nel timore, lui è la sete del mio cuore, colui che adorerò. Gesù è, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù, oh, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù. Ben ritrovati cari amici, continuiamo a riflettere su questo bellissimo tema e delicato, perché stiamo parlando dell'Eucarestia, ma soprattutto sui rischi che noi possiamo correre quando la riceviamo in una maniera distratta. Ci siamo lasciati ieri dicendo che noi possiamo facilmente diventare discepoli anche del demonio, soldati di Satana, perché tutto quello che appartiene a Dio, il demonio, siccome viene definita la scimmia di Dio, cioè colui che vorrebbe ripetere le cose che ha fatto il Signore Gesù e non ci può riuscire, perché lui rimane sempre una creatura di Dio, quindi anche lui si deve sottomettere all'onnipotenza di Dio. Allora dobbiamo stare attenti, cari amici, perché le sue macchinazioni sono queste. Lui è geloso e invidioso e quindi non dobbiamo permettere che lui venga a manovrarci, ad ingannarci e a giocare, ecco, nella nostra vita come lui vuole. Questo non glielo possiamo permettere. Allora, continuiamo. Dicevo che c'è un sacerdote che porta avanti un'esperienza che ha fatto proprio del maligno. Ci parla di questa ragazza, una ragazza di 20 anni che è stata consacrata sin dal grembo materno della madre al demonio. E questa ragazza imparerà a fare il male, soprattutto con le fatture. Naturalmente quando cresce, siccome il male era già dentro di sé, pensate un po', già nel grembo della madre, quindi pensate un po' come era conciata male questa ragazza, o meglio questa creatura. Allora questa ragazza imparerà a fare il male, soprattutto con le fatture. Attenzione a queste cose, cari amici, non prendiamo sotto gamba questi aspetti, perché il male esiste. Dicevo che tutto ciò che appartiene a Dio, il demonio vuole ripetere, che lui è invidioso, è geloso, vuole ripetere le stesse cose che ha fatto Dio e vuole che tutti noi ci presentiamo davanti al Signore, lo adoriamo, lo veneriamo, obbediamo a Lui, dice, ma perché non lo possono fare anche con me? Quindi pensate, ieri abbiamo detto che il demonio è uno spirito incarnato, l'incarnazione di Cristo, e lui si incarna pure. Abbiamo la messa di Gesù e lui che fa? Realizza le messe nere. Vedete? Quindi è invidioso del bene altrui. Non so se avete seguito la messa del nostro arcivescovo questa mattina su Rai 3. Mi è piaciuto un passaggio che ha fatto. Lui ha parlato, ecco, anche della parresia, ha parlato della franchezza nell'annunciare il Vangelo, ma ha detto anche un altro aspetto fondamentale che a me è piaciuto. Citando, diciamo, un'opera, come dire, napoletana, se non mi sbaglio, lui dice, lassa fa Dio. Cioè, bello questo passaggio. Noi non dobbiamo essere invidiosi dell'opera o del bene altrui. Anche gli apostoli erano gelosi, anche Pietro fu geloso, perché Gesù aveva detto, se io voglio che Giovanni rimanga finché io ritorno, a te che importa? Tu vieni e seguimi. Vedete, le gelosie e le invidie per il bene altrui. Ma io non posso essere geloso se Dio ha un progetto particolare su un altro. Che ben venga, che venga lodato il suo santo nome. Ma io non posso essere invidioso e geloso. E allora il vescovo dice,
lascia fa a Dio, cioè veramente lasciamo fare a Dio, perché i progetti di Dio non sono i nostri progetti. Dice Gesù: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Perché ostacolare dei progetti, dei disegni particolari? Perché stare male di una chiamata particolare, di un bene verso l'altro? E che Dio sta guidando quella persona. Chi sono io per mettere il bastone qui in mezzo alle ruote? Perché ci devo stare male per il bene altrui? Chi è questo? È il demonio. Il demonio è invidioso e geloso. Siccome vede il bene di Dio, dice: anch'io voglio essere adorato, lodato e invocato come Gesù. Ma capite bene che questo non sarà mai possibile. O meglio, noi diciamo che lo stiamo anche un po' esaltando, perché se noi facciamo la sua volontà, noi lo stiamo esaltando, lo stiamo prendendo come Dio, ma è colpa nostra, cari amici. Attenzione, perché chi compie il male, ho detto, diventa un discepolo di Satana, come nella cresima, col sacramento della confermazione. Un tempo si diceva che noi diventiamo soldati di Cristo, noi oggi stiamo diventando non soldati di Cristo per lottare, ecco, in questo mondo per la verità, per essere fedeli a Gesù, noi stiamo lottando con il demonio per essere contro Dio, per distruggere Dio. Attenzione, perché il male esiste. Allora, dicevo, questa ragazza impara a fare il male con le fatture. Attenzione a non giocare con queste cose, perché esistono, bisogna stare molto attenti. Si inizia per gioco e si finisce nel vortice satanico, e chi si allontana dai sacramenti rischia tantissimo, perché se tu ti avvicini a questi giochetti diabolici e sei non corazzato o corazzata della grazia di Dio, tu rischi tantissimo. Basta invocarlo il demonio e lui arriva. È come quando noi invochiamo Gesù, no? Oppure invochiamo lo Spirito Santo. Noi domani celebreremo Pentecoste, e quindi cosa diciamo noi cristiani? Vieni Spirito Santo, vieni Signore Gesù. Basta che noi invochiamo il demonio e lui arriva pure, perché non ci mette molto. Quindi non dobbiamo cadere in queste trappole, cari amici. Questa ragazza è caduta nel vortice satanico, vuoi perché è stata consacrata fin dal grembo materno della madre, ma anche perché ormai era abituata, era allenata, era diventata discepola del demonio. E allora più faceva il male e più era felice. Quindi attenzione, perché queste cose esistono, bisogna stare molto attenti. Si inizia per gioco anche i ragazzi. So che ci sono dei giochi particolari, non giocate con le cose esoteriche, attenzione, con la fantasia, della magia, attenzione, ci sono anche dei libri dove insegnano come fare una fattura, una legatura, magia bianca, magia nera, anche per curiosità, attenzione, le dobbiamo conoscere queste cose, sì, ma non dobbiamo noi provarle per dire vediamo se è vero, anche una seduta spiritica, attenzione, proviamo. Evochiamo qualcuno, non va bene, cari amici, dobbiamo stare molto attenti, non giochiamo con il fuoco. Ripeto, chi si allontana dai sacramenti rischia tantissimo, ecco perché c'è bisogno di ricorrere costantemente ai sacramenti, alla confessione che spazza via ogni tentativo del demonio, ai sacramenti che distrugge, riconosce l'opera satanica e la distrugge. Cari amici, dobbiamo andare avanti. Questa ragazza aveva ridotto la sua stanza un luogo di ricerche, pensate un po', ed esperimenti diabolici. Sì, cari amici, perché per fare il male bisogna studiarlo. E il demonio, quando dico sempre che non va in vacanza, questo lo dovrebbero capire molto i miei parrocchiani, quando dico sempre che Dio non va mai in vacanza. Cioè, Dio non deve andare mai in vacanza. Il demonio, lui lavora sempre, ma Dio non va mai in vacanza. Quindi anche noi non dobbiamo cadere in questa trappola per dire: Signore, adesso ti riposi, adesso ci riposiamo. Dio, ripeto, non va mai in vacanza. Ripetetelo assieme a me. Va bene? Dobbiamo dire: io non devo mandare mai in vacanza Gesù nella mia vita. Va bene? E allora, questa ragazza, dicevo, aveva ridotto la sua stanza, un luogo di ricerche ed esperimenti diabolici. Attenzione a non tenere in casa oggetti, frutto di legamenti, fatture, magie. Vai dal mago e dire: io la mia casa
c'è negatività, c'è sfortuna, quindi vado da questo, mi faccio fare una fattura, la lettura della mano. Prega, prendi in mano il rosario, prega con fede e il male andrà via. Non legarti a queste forme. E purtroppo, cari amici, c'è tanta gente che fa queste cose per fare il male agli altri, sì, le studia per fare il male. Le studia. Attenzione, attenzione, attenzione. Vigiliamo. E allora, cari amici, adesso concludiamo ricordando a tutti, a me e a voi, di non giocare con il demonio, perché il demonio è così astuto e intelligente che ci prende in parola. Se noi lo evochiamo, lui viene subito. E se noi non siamo corazzati della grazia di Dio, rischiamo tantissimi. Quindi, se qualcuno avesse per ignoranza frequentato maghi, avesse fatto qualcosa che non era secondo la volontà di Dio, si è fatto leggere la mano, confessatelo, buttatelo nella misericordia di Dio e sarà cancellato per sempre. Però andate, chi ha letto oroscopi, chi ha fatto, si è fatto fare cose strane da altre persone, controllate le vostre case, se ci sono oggetti particolari, controllate, togliete tutto, togliete cornetti, togliete ferri di cavallo, togliete qualsiasi cosa, va bene, polverine, togliete, perché il demonio non deve stare in noi e fuori di noi, quindi anche nelle nostre case, nei nostri ambienti, nelle nostre macchine, nelle nostre valigie. Togliete tutto, però innanzitutto andate a confessarle queste cose e il Dio della misericordia ci libererà per sempre. Va bene? Grazie ancora una volta per la vostra santa pazienza e ci ritroviamo al prossimo appuntamento. Intanto vi auguro una santa domenica nel nome di Gesù.